Guardi, dire che è rispettata è un paradosso, nel senso che il trasporto pubblico locale vive dei picchi rispetto all'andamento pure dell'arrivo dei pendolari da fuori regione o dalle province. Quindi in alcune fasce d'orario difficilmente si riesce a rispettare il riempimento al 50%. Gli assembramenti sui mezzi di trasporto pubblici sono al centro del dibattito politico delle ultime settimane. In tanti sostengono che si sarebbe potuto fare di più durante i mesi estivi, ma cosa ne pensano i lavoratori del settore? Ne abbiamo parlato con Maurizio Lago, segretario del sindacato UIL Trasporti della Regione Lazio. Partiamo dalla situazione dei lavoratori. Com'è l'ambiente di lavoro per chi si occupa del TPL? C'è sicurezza, c'è protezione, c'è prevenzione? Dobbiamo dire che in questa fase, nella seconda ondata, c'è una situazione più di tranquillità da parte dei lavoratori. Non abbiamo il problema della distribuzione delle mascherine, del gel, quindi si è arrivati un pelino preparati. Lo dimostra pure il fatto che il numero dei contagi dei dipendenti è al di sotto della media regionale. Parliamo di uno 0,5% di personale che ha avuto l'infezione da Covid-19. Le misure reggono, tra l'altro tra le misure, quindi c'è una distribuzione dei DPI data in maniera capillare, c'è un distanziamento dato al personale, agli autisti, fatto con una catena e la chiusura della porta anteriore che sta dando dei buoni risultati. Per quanto riguarda le misure contenute nel nuovo DPCM, c'erano quello della riduzione della capienza dei mezzi di trasporto pubblico al 50%. Questa misura viene rispettata in tutte le zone, secondo lei, della Regione Lazio? Guardi, dire che è rispettata è un paradosso, nel senso che il trasporto pubblico locale vive dei picchi rispetto all'andamento pure dell'arrivo dei pendolari da fuori regione o dalle province. Quindi in alcune fasce d'orario difficilmente si riesce a rispettare il riempimento al 50%. Nelle altre fasce sicuramente sì. Un controllo, purtroppo abbiamo registrato pure dei momenti di tensione sul nostro personale, ma ahinoi non spetta al personale il controllo e il rispetto di questi dispositivi del DPCM. Dobbiamo dire che nemmeno all'azienda spetterebbe alle forze dell'ordine. Quindi l'unico elemento che abbiamo noi è quello che quando c'è un riempimento non dovremmo far salire delle persone, ma non è che proprio è un obbligo da parte dell'autista, ma è un consiglio che viene dato. Quindi insomma l'autista non può fare niente per far rispettare questa regola più di tanto, Assolutamente no. bisognerebbe che ci fosse qualcuno delle forze dell'ordine. Il DPCM su questo è molto chiaro, la responsabilità e il controllo non spetta né all'azienda né tantomeno ai dipendenti.